Nella vita tutti noi abbiamo bisogno di un faro, di figure di senso, figure credibili. Noi siamo un seme. A volte hanno tentato di seppellirci, di buttarci via, di dirci che non valiamo niente. Noi ci siamo scoraggiati, però noi siamo un seme. Siamo il seme che il Signore ha posto. Un giorno daremo quel frutto che adesso non vediamo. E il seme deve avere la fatica, il sacrificio, la pazienza. E siamo curati. Siamo curati da Dio. È il pastore della vita, che offre la vita. E chi dona la vita, chi la espone, chi la rischia, chi non sta comodamente seduto, chi parla, chi è franco, chi è coerente, dona la vita. E donare la vita non è facile, perché donare la vita significa esporre se stessi. È come il bel pastore. Io quando ho visitato alcune chiese e ho visto degli antichi mosaici cristiani che ritraggono il buon pastore, il bel pastore, sono rimasto colpito dagli occhi di questo pastore, che guarda in profondità, che guarda lontano, che guarda con amore. Questa domenica è la domenica del bel pastore, del buon pastore, del pastore vero, del pastore autentico. In quel tempo Gesù disse: "Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso, il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio." Gesù si presenta con l'immagine del pastore. È un'immagine familiare agli ascoltatori, perché a quelli della cultura ebraica è un'immagine pastorale, un'immagine dove Dio ha parlato di se stesso sempre come pastore. E ogni pastore deve guardare a Gesù, deve guardare a Dio. Forse siamo portati a pensare che il pastore sia soltanto un religioso, una catechista, una suora, un parroco, un vescovo, ma pastore è un padre, una madre, pastore è un docente, pastore è chi accompagna, chi cura la vita. Poi certo questa figura è religiosa, dove Gesù parla del dono della vita. Questa è la caratteristica più importante, che lo distingue dal mercenario, di chi opera in base alla domanda e all'offerta. Tu mi dai e io ti do. Il pastore espone se stesso, dà se stesso. E allora dobbiamo guardare in profondità Gesù. Che cosa ha fatto? Ha perdonato, ha guarito, ha liberato. Gesù non ha giudicato, Gesù ha curato, Gesù è andato in ricerca dei peccatori, dei più lontani. Gesù ha amato, questo è il cuore. Oggi ero al supermercato, si parlava, si discuteva a proposito dei miracoli e si parlava del miracolo di una vita, che bello quando nasce una nuova creatura. E il miracolo dell'amore, il miracolo più grande è proprio questo, amare, curare la vita, donarla, rischiare. E la vita è una, non ci sono tante vite, una, e bisogna viverla, donarla, amarla, come Gesù è il pastore. Ed è bello pregare il Salmo 23, quel salmo che ci porta il pastore verso pascoli verdi, abbondanti, belli, ampi,
è quel pastore che ci dona l'amore, è quel pastore che offre la sua vita ed è un'immagine pasquale, un'immagine di vita, di risurrezione. E preghiamo perché il vivente e il veniente possa accompagnarci, possa guidarci, possa sostenerci, ricordando una cosa: impariamo dalle cadute a rialzarci, impariamo che i ponti si costruiscono nel dialogo e che il dialogo è possibile quando c'è l'umiltà. Impariamo che la vita è una danza umile, semplice. Impariamo che tutto è sempre un ricominciare e un nuovo inizio. Buona domenica.